noi siamo i ragazzi della Web TV e come nostro primo servizio abbiamo intervistato un gruppo di ragazzi albanesi che hanno partecipato al progetto intitolato Il Mare di Mezzo. Si tratta di uno scambio internazionale giovanile volto a chiarire le idee sulla cittadinanza attiva e sull'integrazione europea. Ecco il servizio! Volevamo sapere perché è nata la Web TV da parte del sindaco. Io sono dei co-fondatori, assieme ad altri ragazzi naturalmente, e lo scopo è, come ho detto anche nell'intervista prima, è quello di mettere i giovani in contatto con la lingua che sia comune a tutti. La Web TV sarà fatta in due versioni, italiano e inglese, e sarà messa sul sito del comune e su YouTube. Hi everybody, we are making you some questions. First, the easiest, why you are in Italy? We are in Italy for an exchange between Albania and Italy, for the citizenship, for the way of living of the youngsters that live in European, that are in European Union, and for the youngsters that don't live in European Union, but they are also part of Europe, and for exchanging cultures, traditions, and customs of each country. So you think Italy is a representative of Europe or not? And why? Maybe. It's my first time in Italy, so I have to say a lot of things. But yes, I think that it is a representative of Europe. And that's why we're here, because we are a potential country to go to European Union. And we'd like to take examples of other countries. So we chose Italy because, yeah, it's a good example. Cosa avete fatto questa settimana? Allora, questa settimana ci siamo stati in tanti paesi d'Italia, Milano e Biella, e poi andremo anche a Torino per il momento. E abbiamo visto tanti bei posti, abbiamo conosciuto tanta bella gente. Che impressione vi ha fatto il nostro paese? Per me non è che la prima volta che ci sono in Italia, ma sempre mi piace ritornare. È un bel posto con bella gente, che impari tantissimo, non so, mi sento felice qua. Salutateci nella vostra lingua. Miro pace. Arrivederci. Vuol dire grazie mille. Ci potete parlare della vostra situazione socio-economica? We are improving our situation, social and economical one. We are trying to do our best. Since our transition took a lot of time from 1990 until now, we are in transition. But I think that this period won't last anymore, and we hope to become a part of the European Union as soon as is possible. Cosa pensate della possibilità di entrare in Europa? Diciamo che questa è una possibilità molto buona per il nostro paese, siccome ci stiamo provando in tutti i modi per far parte, cioè anche per fare in modo tale che possiamo realizzare tutte le criterie che sono state richieste, e i nostri, anche la parte del governo, anche i cittadini stanno facendo il loro meglio per partecipare. Cosa vi ha lasciato questa esperienza? So the feedback is great. We have we got to know each other better. We shared our experiences. We learned new things. We visited new places. We learned new culture, your culture, and we also shared our culture, our ideas, and they were good. So it was great. Good luck for everybody of you who are starting a new project. Hi, I'm Belma. I'm full of life. Hi, I'm Morena, and I'm Morena. Hello, I'm Ilda, and I'm part of the Albanian delegation. I'm August, and that's it. Ciao, sono Bruno, my linda Pire. Ciao a tutti, sono Alba. Pace. Hello, I am Nick. And I'm Angela, and we are the photographer. Together. Ciao, siamo i ragazzi della redazione della Web TV di Valle San Nicolao. Questo è il nostro primo servizio, abbiamo intervistato gli albanesi che sono venuti qua in Italia. E vediamo cosa viene fuori più che altro. Ciao! Ciao! Ciao.